tutti, mi trovo nella sala giochi di Akihabara, nella Taito Station. Quella che andrò a documentarvi è praticamente è questa sala giochi dove ci sono coin-op divisi per tipologie. Qua generalmente in Giappone le sala giochi sono suddivise su diversi piani, ogni piano ha il suo genere. Siccome hanno moltissimi coin-op, le suddividono in questa maniera. Se, facendo attenzione a non farmi beccare, cercherò di quadrarvi più il massimo dei coin-op disponibili qua dentro. Inizio a inquadrarvi ciò che è vicino a me, partendo dall'inizio della sala, per farvi vedere un po' che cosa c'è su questo piano. Poi, se riesco, andrò anche sugli altri piani differenti e vi inquadrerò che cosa c'è di altri giochi, diciamo, come arcade. Potete vedere, questi sono quelli più recenti, questi invece sono un pochino meno recenti, un po' più classici. Thank you.
anche se a volte le immagini sono un po' saltate. Ma... purtroppo devo inquadrare, cioè quando mi controllano devo abbassare il cellulare, quindi non sempre si vede tutto, però si dovrebbe già capire abbastanza quali e quanti sono. Vedete comunque il corridoio di quanto si distende. Qua c'è anche qualche quiz game. E diciamo il piano dei picchiaduro e di alcuni quiz game finisce qua. Continuo con l'altro piano. Adesso mi sposto, metto un attimo in pausa. Questo piano invece ci sono gli sparatutto. Tutto è simulatore di guida. Thank you.
praticamente finisce il mio video. Il piano di sotto sono soltanto macchinette per la pesca normale, la pesca fortunata per gli oggetti così di figure, una cosa più semplice, quindi non ci sono poi più coin o altre cose. Il piano di sopra sono dei giochi comunque di ruolo particolari che non sono arcade o coin op. La sala giochi è questa in pratica, ve l'ho ripresa un po' alla veloce, lo so, purtroppo c'erano anche i sorveglianti, non si possono fare riprese. Comunque credo di aver dato una mezza idea di come è strutturata la sala giochi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete il mi piace e iscrivetevi al mio canale. Il canale è sempre RoshiShiba79 e niente, ci vediamo al prossimo video domani, ciao ciao!